Paese. Ti confesso che queste creature sono molto, molto strane. È una cosa anormale, non so cosa dire. So che tu hai fatto dei test del DNA tra questa creatura e l'altra. Ci dici cortesemente cosa hai scoperto? La sequenza del DNA è stata fatta da 5 differenti laboratori di biologia molecolare in diverse parti del mondo. Il risultato è che il loro DNA è simile a quello umano. Esattamente simile al 98,5%, il che è molto strano. The Metapec creature is a hybrid. Secondo me la creatura di Metapec è un ibrido. Anzi, tutte le creature che ti ho mostrato sono ibridi. E vi dico una cosa importante. Io credo che sono esperimenti. Ora, che tipo di esperimenti sono, io non so. Dunque, abbiamo un corpo umano e vi dico che sono stati creati da esseri intelligenti. Tu cosa ne pensi? È una cosa buona o malvagia? Io non so che dirti se è una cosa buona o malvagia, ma credo che hanno il loro interesse per farlo e penso non interferiscono affatto con noi. Ma comunque è saputo che questi esseri rapiscono umani e li analizzano. Probabile per fare anche questi esperimenti, sempre per la loro agenda. Ha i piedi, le gambe. Ma ha anche una particolarità, le ali. Abbiamo fatto dei raggi X a questa creatura. E cosa si vede? Possiamo notare la struttura delle ossa. Cosa ne pensi? È un falso? Assolutamente no. Non è falso? Perché alcuni sostengono che sia un pupazzo o una ricostruzione. No, 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 non affatto. Non è un modello. Abbiamo il tessuto della creatura. Parte l'abbiamo inviato ad un laboratorio molecolare del DNA. E quando questo laboratorio ha esaminato la sequenza del DNA, ha verificato che non ha la sequenza di un mammifero o di altre creature. Dunque, il suo DNA non combacia con quello dei mammiferi? Assolutamente no. Ti ringrazio per l'intervista. Abbiamo chiesto di prendere dei piccoli pezzettini per poterlo esaminare negli Stati Uniti, ma una volta rientrati, il vasetto ci è stato confiscato dal TSA. La cosa strana è che avevamo persino dei permessi. Since the TSA confiscated samples given to watchers of the ferry 3 years ago, we were unable to test. Dopo 3 anni siamo riusciti ad avere altri pezzi per esaminarlo. L'abbiamo portato in 2 laboratori, ma a distanza di anni ancora oggi non ci è stata data una risposta. Tutt'oggi stiamo aspettando di capire la sequenza del DNA di questa strana creatura. None of the labs were able to derive any DNA from it. Since there are hoaxes of fairies on the internet that we knew of, we needed to make sure that this creature was real. We needed to see the X-rays. Perhaps that would give us some fresh clues.